Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mr. Auto. La spedizione è gratuita. Spegni l'auto, tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Sulla Twingo 1, nella copertura del motore, c'è una chiave per candele. Rimuovi la copertura spingendo sul pulsante di plastica. Usa la chiave per rimuovere l'antiparassitario. Usa una chiave a bussola comprolunga e chiave da candele da 16 per sbloccare la candela. E poi svita a mano. Spalma un po' di grasso ramato sul filetto della nuova candela. Monta la candela nuova. Inserisci la prima nella bussola per poterla presentare delicatamente al suo supporto, dove la avviterai. Ci sono varie tecniche per bloccare le candele. Puoi usare una chiave dinamometrica e stringere secondo la coppia di serraggio indicata dal costruttore. Ma puoi anche usare un goniometro per serraggio angolare, per rispettare l'angolo richiesto. Noi comunque ti consigliamo vivamente di guardare la nostra guida come bloccare una candela di accensione, prima di realizzare questa operazione. Ripeti l'operazione sulle altre candele. Rimetti a posto l'antiparassitario spingendolo al massimo. Sentirai un piccolo click quando si incastra. Rimetti la chiave per candele dove l'avevi trovata. Operazione conclusa.